Il campionato italiano velocità fuoristrada 2017 by FIF riparte da una inedita location, Rimini e la Riviera Romagnola. La prima gara del CVF ospitata al Rimini Off-Road Show è stata un successo, con il nuovo evento fieristico dedicato agli appassionati del settore off-road che ha richiamato tantissimo pubblico. Sulla nuova pista creata ad hoc si sono sfidati 22 piloti. Al termine di una bella ed avvincente gara, il campione assoluto in carica di classe M, Rossano Gualtieri, ha ancora una volta dominato, vincendo sia la classe che l'assoluta. Questi alcuni dei protagonisti della corsa, Emanuele Lagrotteria ed Andrea Lorenzetti, che sono stati entrambi vincitori di una manche, Massimo Reggiani, che con la sua mini proto è arrivato al quarto posto in 4 delle 5 manche previste, Stefano Fioroni per 3 volte sesto assoluto e 2 volte quinto. Tra chi invece non si è potuto esprimere al meglio, Andrea Lorenzetti, che per problemi meccanici ottiene solamente un terzo assoluto nella seconda manche. Davide De Maria, a rientro dopo l'incidente dello scorso anno e quindi ancora alla ricerca del miglior feeling con la vettura e la gara. Renato Reggiani non è ancora a proprio agio con la nuova vettura, nonostante sia sicuramente un pilota di livello, e Riccardo Bottaro, che accusa invece una rottura nella terza manche che non gli permette di inserirsi nella lotta per il vertice. Tra i nuovi piloti, Nicolò Matteini e Ivan Martorelli, figlio del più famoso Filippo Martorelli. A suo fianco, nel ruolo di navigatore, si sono distinti nella classe FNL con 2 Polaris Razor, di cui uno nella nuova versione turbo curata da Marco Zini. Per loro l'avversario da battere era Michael Adriani su Articat. Tutti e 3 i concorrenti hanno accusato però problemi meccanici. Tra i protagonisti, Veronica Bonicelli, campionessa italiana in carica nella classe F1, e Fabrizio Dalmonte passano dalla Formula Off-Road by FIF al campionato italiano, a dimostrazione che questo gruppo è altamente propedeutico ed è la giusta base di partenza per avvicinarsi a questa specialità. Un solitario Ivan Gallo in A2 ha corso praticamente contro se stesso e a quel punto l'assoluta è stato il suo unico obiettivo, concludendo al 13° posto. Bella la lotta tra Paolo Gattoni, campione in carica, e il suo rivale di sempre Luca Righelli, con un Simone Parlamento che, pur se reduce da un Tour de Force per lavoro dalla Russia, è pronto e deciso a fare da terzo incomodo. La quinta manche ha fatto la differenza dopo che per tutta la gara i distacchi tra loro erano ridotti. Righelli si è ritirato per problemi al motore, Parlamento invece ha riportato il distacco della ruota anteriore destra, lasciando via libera a Gattoni. Sul gradino più alto troviamo quindi Gattoni davanti a Righelli e Parlamento. Nell'assoluta invece, alla fine, il podio è primo Gualtieri, secondo Lagrotteria, terzo Reggiani. Appuntamento nelle Marche, in località Cingoli, presso il Crossodromo, per il secondo appuntamento di campionato, il 6 e 7 maggio.